Ma no, sulla Napoli-Bari stiamo andando avanti insieme con le ferrovie in maniera straordinariamente accelerata. Devo dirvi che noi abbiamo lavorato per un anno e mezzo con tutti i comuni che ospiteranno questa grande infrastruttura e siamo riusciti a fare una conferenza dei servizi avendo il voto unanime dei comuni interessati. Ovviamente stiamo lavorando per dare le compensazioni ai comuni che dovranno ospitare quest'opera. Un'opera importante, non solo perché riduce di un'ora il tempo di collegamento fra Napoli, Bari, fra Bari, Roma, ma perché ci consente di implementare la scelta che ha fatto la Regione Campania di valorizzare le aree interne, cioè di evitare processi di desertificazione e spopolamento nell'area interna. È un'opera che è quasi contigua alla diga di Campo Lattaro, che è un altro grande intervento infrastrutturale finanziato per la maggior parte dalla Regione Campania che serve a dare autonomia idrica alla nostra regione. Oggi è una bella giornata, importante. Ho raccomandato alle aziende, a cui ho fatto ovviamente gli auguri di buon lavoro, di avere la massima attenzione per la sicurezza dei lavoratori, perché il tracciato attraversa un'area dal punto di vista idrogeologico molto delicata, quindi è un'opera che richiede grande attenzione. Per il resto, una bella giornata, a parte l'acqua che ha fatto venire Salvini, perché prima c'era il sole.